family, for my friends, for all those dead we lost, I say, this is a message, this is for you. Never forget the Lower East Side Crew. And there's a soccer ball. Tomamos, ¿no? El gusano. Para la salud. Para la salud. Primero yo. Right, sipping on Jose Cuervo down in Tijuana, Mexico, thinking of the big score the night before. Met the connect who was impressively dressed in high fabrics with troops like Beirut upon the mezzanine, brandishing submachine guns. Hey yo, it's all about the money, son. Now that's the only reason. Became south of the border to complete this work order. We gotta get it, no looking back, going all out for it. Ready to attack, die in a minute flat for it. God is my witness, we got ditches for you motherfucking fake bitches. It all boils down to the business. Nothing personal when niggas acting like they're helping you. I fucking blast you like Frank Castle. Motherfucker. Tequila sunrise, bloodshot eyes. Realize we all born to die. So get the money, nigga. Tequila sunrise, bloodshot eyes. Realize we all born to die. So get the money, nigga. Motherfucker, when you burn, motherfucker, better kill me. Don't let me return, motherfucker, trust no man, 'cause I
Ragazzi, questa puntata di Back to the Streets incomincia col botto, però botto leggero e con lo stile giusto. E infatti abbiamo appena ascoltato i Cypress Hill con Tequila Sunrise, un pezzaccio tra i più ballati e più cantati della scena hip hop, e anche per, cioè, uno del trio, diciamo, i Cypress Hill più stimati nella scena hardcore, metal, punk. Infatti loro sono molto devoti alla scena stessa, infatti hanno assunto più volte durante i loro tour batteristi del calibro di Travis Barker o il batterista dei Fear Factory per il loro secondo CD contenuto in Skulls and Bones, la parte crossover più pesante e massiccia. Sono, diciamo, molto dediti al heavy metal, diciamo all'hardcore, chi più ne ha più ne metta. Benvenuti a tutti a questa puntata di Back to the Streets. Io sono Bruce, che vi parla qui al microfono col capocchione verde per evitare che i cioppini vaghino per la stanza di Bayrock City, e ai bottoni al DJ, l'uomo più sexy del mondo con gli occhiali più giganti del pianeta, il buon Medco. Ciao, e tra l'altro Medco mi ha dato una bellissima notizia, perché con i Don Bruno forse riesce a fare il botto. Dai, raccontaci un po'. Siamo stati... Non me ne frega un cazzo. Perfetto. Possiamo andare avanti. No, scherzo. Abbiamo passato le prime selezioni per il 1° maggio a Taranto e anche le prime selezioni per il premio maggio. Quindi, che cosa consiste il 1° maggio? Il 1° maggio ti dà l'opportunità di suonare con grandi artisti, ovviamente tipo del calibro dei Bud Spencer Blues Explosion piuttosto che altri. Le varie fasi si svolgono all'interno del Teatro Kismet, quindi sarà bello comunque suonare l'11 aprile al Teatro Kismet. Quindi l'11 aprile al Teatro Kismet venite tutti quanti ad acclamare, ad applaudire Don Bruno e a sostenere il buon Medco per far vincere questo ragazzo dagli occhiali più sexy del pianeta più sexy del pianeta, per far spaccare tutto. Loro già spaccano tutto, infatti è un duo, Domingo Bombini e Waiting for Better Days, con il buon Medco, ex Frequenza Dub, ha suonato con una miriade di artisti sempre nel campo Nigga Reg. Infatti raccontaci un po', tu che con i Kima hai suonato, giusto? Con i Kima, con i Boom, con i tutti. Ma abbiamo capito, è l'euro. €2 di speciale. Perfetto, ragazzi, benvenuti per la terza volta a Back to the Streets. Siamo completamente allegri, come al solito, come di consueto. Vi ricordo che questo è il format che potete ascoltare solo collegandovi su spreaker.com/BarryRockCityRadio, interagendo con i nostri social facebook.com/BarryRockCity. Diciamo che Back to the Streets è il format di Bayrock City più marcio e lercio della serie, che non seguiamo scalette, non ce ne frega assolutamente un cazzo di quello che pensate. Noi vi spingiamo la musica che a me e al buon Medco piace, punto e basta. In più Back to the Streets si sta pian piano evolvendo, infatti tra un po' si chiamerà Back to the Streets 2.0. ci sarà upgrade per quanto riguarda la cultura urbana, non spingeremo solo hardcore crossover ma anche la buona dub e reggae, però quella più roots, diciamo, più da strada, vero Marco? Certo, questo è l'intento che abbiamo, voi lo faremo nel migliore dei modi, ovviamente. Perfetto, adesso partiamo, dopo aver ascoltato i Cypress Hill con Tequila Sunrise, incominciamo a introdurre gli ospiti di questa puntata di Back to the Streets. Loro sono i Biohazard, un gruppo musicale alternative metal statunitense formatosi a Brooklyn, New York, nel 1987. Sono noti per essere stati tra i primi gruppi a fondere elementi di hardcore punk con il metal e l'hip hop, precedendo così i gruppi dell'ondata new metal degli anni 90, come ben sappiamo i Korn, i Deftones, i Limp Bizkit. I testi del gruppo infatti erano molto, diciamo, street, nel senso che erano incentrati in gran parte sulla vita dei passifondi di New York. Adesso appunto ci andiamo ad ascoltare, estratto da Urban Discipline, loro sono i Biohazard e questo è Punishment, e subito dopo Urban Discipline. Bari Rock City. Come on God, answer me. It's years I'm asking you why. Why are the innocent dead and the guilty alive? Where is justice? Where is punishment? Or have you already answered? Have you already said to the world, here is justice, here is punishment, here in me? Thank you.
Bari Rock City. We'll be right back.
Ritorniamo in studio qui a Back to the Streets. Abbiamo appena ascoltato Punishment e Urban Discipline, estratto da appunto Urban Discipline del 1992 dei Biohazard. Back to the Streets, io sono Bruce, quello che vi parla al microfono, l'uomo più con la chioma più bella e sexy del mondo. Ai bottoni abbiamo il batterista più sexy, degli occhiali più incredibilmente che ispirano porno e sesso. Oh sì. Oh yes baby, il buon Medco. Allora, stiamo parlando quindi dei Biohazard, la storia del gruppo. Il gruppo si fonde nel 1987 e la formazione originale comprendeva il cantante e bassista Evan Seinfeld, il chitarrista Bobby Hamble, il batterista Anthony Mio. Successivamente si unì al gruppo il cantante e chitarrista Billy Graziadei. Gli esordi del gruppo non furono semplici. Nel 1988 infatti pubblicarono la loro prima demo, che li vide protagonista di feroci contestazioni da parte dei giornalisti. In pratica, a causa di un pezzo presente nel demo, vennero accusati di scrivere testi di ispirazione fascista e che riconducevano alla supremazia bianca. Le accuse erano comunque infondate, anche perché i giornalisti probabilmente ignoravano il fatto che sia Seinfeld, cantante e bassista, e Dennis Schuller, il batterista, erano ebrei. Quindi le accuse di razzismo a loro rivolte sono comunque sempre state nettamente negate. Il gruppo infatti sempre espresso nei suoi testi sentimenti di tolleranza e antirazzisti. Forti di molte esibizioni dal vivo, anche se non considerati pienamente come facenti parte della scena New York hardcore, i Biohazard si trovarono comunque a condividere il palco con gruppi facenti parte di detta scena, come i Cro-Mags e gli Agnostic Front. Inoltre si strinsero una solida amicizia con la band hardcore del New Jersey, Mucky Pup, nonostante molti locali rifiutassero di avere i Biohazard come opening act dei Mucky Pup, per timore che l'esibizione potesse portare a manifestazioni di violenza non volute, grazie alle loro canzoni molto potenti e molto violente, molto massicce, che ispiravano un poco, che sfociava tramite l'alcol e tramite le solite sigarette 50 special che ti toglie i problemi, istigavano molta violenza. Quindi comunque per ovviare a questo problema i Mucky Pup invitavano i membri dei Biohazard a salire sul palco ed eseguire alcuni brani prima dell'inizio del loro set. Nel 1990 i Biohazard firmano un contratto con la Maze Records, dopo che il gruppo pubblicò un'altra demo nel 1989. Tramite la Maze Records il gruppo pubblicò il primo album omonimo, Biohazard. L'album però non venne promosso a dovere dalla casa discografica e solo 40.000 copie del disco vennero vendute. Sta pizza, mo qua in Italia sarebbe stato già un successore. I temi trattati nel loro disco di debutto comunque sono sempre incentrati principalmente su Brooklyn e la sua gente. Spaziavano dalla guerra tra bande, alla droga e alla violenza. Comunque, grazie a questo disco, i Biohazard fecero il loro primo tour in Europa e al ritorno dallo stesso tour si resero conto che i problemi affrontati nel disco non affliggevano soltanto Brooklyn, ma gran parte del mondo. E adesso il buon Marco ci spinge da State of the World Address del 1994, Down for Life e State of the World Address. Biohazard, Back to the Streets. Body Rock City. Always got yours.
Body Rock City. But then it's all over the gates of hell. All hope abandoned. Ye who enter here. State of the World Address, ma prima Down for Life, State of the World Address, disco pubblicato, per secondo disco per la Roadrunner Records, per i Biohazard nel 1994. Tornando due anni indietro, nel 92 i Biohazard firmarono un contratto appunto con la Roadrunner Records e pubblicarono l'album Urban Discipline, album dove abbiamo potuto ascoltare all'inizio puntata Punishment e appunto la title track Urban Discipline. Questo album fece guadagnare loro, ai Biohazard, la notorietà nazionale e mondiale negli ambienti metal e hardcore, con oltre 1 milione di copie dell'album vendute. Il video del pezzo Punishment diventò il più trasmesso nella storia della trasmissione in MTV Headbangers Ball. Ricordiamo, è diciamo una sottocultura, una sottocartella della trasmissione del canale MTV, Headbangers Ball, che si occupa apertamente di metal, hardcore, rock e tutti insieme alla musica, quella più marcia, più vera, più pesante. La band, i Biohazard, iniziarono quindi a guadagnare visibilità anche in tour, aprendo i concerti di gruppi come House of Pain, Sick of It All, Fishbone e Caius. Nel frattempo, alcuni membri dei Mach Pup avevano formato un nuovo gruppo, i Doggy Dog, e i Biohazard, che avevano mantenuto i buoni rapporti con i componenti, chiamarono i Doggy Dog a fare da fare spalla ai concerti di Biohazard. Ah, mi sto emozionando. È emozionato, Bruce, è proprio emozionato. Anche morendo, vedi, sono raffreddatissimo, oltre che pieno di allergie, non so come andrà avanti con la puntata. Comunque, nel tour europeo Billy Graziadei diede un demo del gruppo ad una presentata della Road Racer Records, sussidiaria della Roadrunner in Europa.
La demo venne inviata negli uffici centrali della Roadrunner a New York, che inviò vari osservatori concerti di Doggy Dogg. Infine anche i Doggy Dogg vennero messi sotto contratto dalla Roadrunner. Questa storia mi ricorda un po' quella che è avvenuta in Limp Bizkit, dove il buon Fred Durst, che inizialmente era un tatuatore, tatuò se non sbaglio a Monkey il tatuaggio Korn, dove Fred Durst, essendo uno scarparo come tatuatore, tatuò tipo Horn. E chiacchierando durante il tatuaggio, lui passò la demo a Monkey o a Ed, non mi ricordo bene. E Ed portò la demo dell'Limp Bizkit alla Roadrunner, per il quale firmarono un contratto. E Limp Bizkit adesso stanno dove stanno. Quei bastardi, che culi rotti maledetti. Va bene, però se lo meritano, se lo meritano. Se ho sbagliato qualcosa in questa breve storia che ho raccontato, correggetemi pure, gastematemi e mandatemi a fanculo. Cliccando su facebook.com/BarryRockCity o cercate su Facebook Back to the Streets Sesto Round. Ascoltando la puntata comunque spreaker.com/BarryRockCityRadio. Nel 1993 i Biohazard collaborarono con la band hardcore rap Onyx, hardcore rapper Onyx, alla realizzazione di una versione alternativa del loro pezzo Slam. Successivamente i due gruppi realizzarono la title track della colonna sonora del film Judgment Night, intitolata Judgment Night Music from the Motion Picture, disco interamente composto da collaborazioni di artisti rap con gruppi rock, grunge e metal, tra quali anche per esempio gli Helmet, che vendette oltre 2 milioni di copie solo negli Stati Uniti. Questo connubio tra i due gruppi viene chiamato Bionix. Sempre nel 93 il gruppo lascia la Roadrunner per passare alla Warner Brothers Records. Con questa casa discografica, appunto, i Biohazard realizzarono il loro terzo album, abbiamo appena ascoltato, State of the World Address, album prodotto da Ed Stasium a Los Angeles, contenente il singolo How It This, che ospita Send Dog dei Cypress Hill. Send Dog ospite anche in un pezzo che ascolteremo più avanti qui durante Back to the Streets, e del quale da questo video, comunque ritornando a State of the World Address, il video con Send Dog dei Cypress Hill, fu prodotto un videoclip lanciato su MTV Headbangers Ball. Durante il tour per la promozione dell'album, il gruppo si esibì nel secondo palco del Monsters of Rock a Castle Donington, nelle Leicestershire in Inghilterra. Scusate ragazzi, allora sta scritto Leicestershire, correggetemi su facebook.com/BarryRockCity o cliccando su cercando Back to the Streets Second Sesto Round. L'esibizione per dei Biohazard però venne interrotta quasi subito a causa delle continue incursioni del pubblico sul palco. Il gruppo venne bandito per i seguenti 2 anni dal festival e quando venne nuovamente inserito nella rosa degli artisti si esibì sul palco principale. Ma adesso bando alle ciance, parlo troppo e ho ottenuto una voce di merda, quindi andiamo, diamo spazio alla musica. Matco, spingimi la giusta merda. Questa è Resist Switch Black, loro sono i Biohazard, estratto da New World Disorder 1999. Party Rock City. I see what through your condescending ways.
Rock City. Abbiamo ascoltato Switch Black e prima Resist, estratti da New World Disorder, Roadrunner Records, Biohazard, 1999. Quindi stiamo parlando del loro discorso discografico, la loro avventura discografica. E nel 95 Biohazard registrano il loro quarto album in studio, Mataleao, con la formazione a tre e la produzione di Dave German. Per il tour del 1996, per la promozione dell'album, il gruppo ingaggia il chitarrista Rob Echeverria, proveniente dagli Helmet. Durante il tour della data di Hamburgo in Germania, il gruppo registra l'esibizione per la produzione del loro primo album dal vivo, No It's Bird, pubblicato nel 1997 sempre per la Roadrunner Records. Nel 1998 Ivan Seyfried inizia la sua carriera da attore impersonando Jazz Hoyt, sembra un nome quasi mitotico, Jazz Hoyt, nella serie televisiva Ozzy, prodotta dalla HBO. Il suo personaggio verrà inserito nella seconda serie ed apparirà fino alla sesta ed ultima serie. Nel 1999 il gruppo lascia la Warner Brothers Records e firma per la Mercury Records, per la quale produrrà il quinto album in studio, New World Disorder, dove abbiamo appena ascoltato Resist e Switch Black, con la produzione ancora di Ed Sessium anche in State of the World Address. Il gruppo a questo punto lascia però quasi subito la Mercury Records per ritornare ad essere indipendente, continuando ad andare in tour in Giappone ed Europa senza il supporto di nessuna casa discografica né tantomeno di management. Siamo arrivati già negli anni 2000, diciamo che dopo il tour indipendente nel 2000 il gruppo Biohazard, diciamo tra il 2000 e il 2001, pubblica la compilation Tales from the B-Side, raccolta di B-Side e remix di pezzi già editi, pubblicata dalla casa discografica Phantom Sound & Vision.
Sempre nel 2001 Rob Echeverria lascia il gruppo per sposarsi. Al suo posto viene inserito Leo Carri, ex Outline e All Means Necessary. Dopodiché, col passare del tempo, nello stesso anno, diciamo, passando dopo qualche mese, il gruppo firma per la SPV GmbH Steve Hammer per l'Europa e con la Century Records per la distribuzione fuori dall'Europa. Nel settembre del 2001 viene pubblicato il sesto album in studio, Uncivilization. In questo album si alternano vari ospiti provenienti da band come Agnostic Front, Hatebreed, Pantera, Slipknot, Sepultura, Cypress Hill e Type O Negative. Un discone coi fiocchi, diciamo. Subito dopo la pubblicazione di Uncivilization, Leo Carri lascia il gruppo per seguire una carriera solista e viene rimpiazzato da Carmine Vincent, ex Nucleus. E adesso andiamo proprio ad ascoltarci da Kill or Be Killed del 2003, World on Fire e Kill or Be Killed Biohazard, Back to the Streets. Bari Rock City. Bari Rock City. We'll be right back.
stile New York che non spacca ma distrugge, ragazzi. Kill or Be Killed, World on Fire, estratti da Kill or Be Killed del 2003. Pezzi che hanno distrutto ossa, hanno scatenato pogo, violenza verbale e violenza fisica sotto al palco. Tutto però fatto con amore, non con cattiveria, ma solo per il gusto di distruggersi un po' le ossa. Nel 2002 il gruppo deve cancellare il tour europeo a causa di un intervento chirurgico subito da Carmi Vincent. I componenti decidono quindi di cercare un sostituto temporaneo e viene a tal punto ingaggiato Scott Roberts dei Cro-Mags in tempo per partecipare all'Eastpak Resistance Tour insieme ad Agnostic Front, Hate Breed, Discipline, Dead Threat e Born From Pain. Nel tour vi sono anche gli Alboro Kings, gruppo composto da ex Mucky Pup e Doggy Tog. L'anno successivo, nel 2003, il gruppo pubblica il suo settimo album in studio, Kill or Be Killed. Durante il tour per la promozione dell'album nel Nord America, insieme a Kitty, la female band, female new metal band, i Brand New Scene e 18 Visions. Il gruppo annuncia che Scott Roberts rimarrà come componente fisso e il tour verrà presto interrotto a causa di una malattia che colpì Seinfeld. A causa della inattività per la malattia di Seinfeld, Grazzedì e Schuller collaborano al missaggio dell'album dal vivo River Runs Again, Live 2003, The Life of Agony. Una volta guarito Seinfeld, il gruppo ritornò in tour con gruppi spalla come Hatebreed, Agnostic Front, Throwdown e Full Blow Chaos. Nel 2004, Evan Seinfeld sposa l'attrice porno Tara Patrick, che culo, dopo un fidanzamento di 2 anni, sotto il nome di Spider Jones. Seinfeld ha partecipato a diversi film della Patrick, brutto figlio di puttana. Verso la fine del 2004 il gruppo è pronto per pubblicare l'8° album della propria carriera, ma le registrazioni vanno distrutte nell'incendio dello studio di registrazione. Il gruppo deve quindi forzatamente rifare tutte le registrazioni dell'album da capo, che viene quindi pubblicato nell'agosto del 2015. Scusa Marco, mi fa ridere perché sta morendo l'invidia per Tara Patrick. Sì, veramente. Quel bastardo di Seinfeld ha visto, cioè, giusto. Bravo. Cioè, ha suonato hardcore, è stato una leggenda dell'hardcore, new metal, crossover, rap, punk, e adesso lavora con Tara Patrick nell'industria del porno. Cioè, questo ha vinto tutto. Bravo. Noi a Bari Rock City, noi a Bari Rock City a Capurso come i penari, che la luce qua va e viene, vabbè. Bari Fail City proprio. Nel frattempo Grazzedì forma una nuova band che comprende Vili Budani, che comprende Bambi dei Kitty e dei Grunix, chiamata Suicide City. Nell'ottobre del 2005 lo stesso Grazzedì annuncia che Means to an End sarà l'ultimo album dei Biohazard e che lui continuerà con i Suicide City. Nel 2006 anche Dennis Schuller annuncia l'abbandono della band e la formazione dei Blood Clot, insieme al cantante John Joseph dei Cro-Mags, al chitarrista Scott Roberts, che quindi lascerà i Biohazard, e al bassista Craig Setari. Infine, nel febbraio del 2006, Seinfeld partecipa al reality show della VH1 Supergroup, insieme tra gli altri a Ted Nugent, Scott Ian degli Anthrax, Sebastian Bach e Jason Bonham dei Bonham. Continua anche il lavoro con la moglie Tara Patrick, brutto bastardo, dell'industria del porno. Ci credo che continua, cioè, come fa a fermarsi una cosa del genere? I due hanno anche fondato nel 2005 un'agenzia di rappresentanza per modelle, la Tara Patrick Agency. Sì, modelle del, è sul cazzo, tra virgolette, dai. Nel 2006 viene anche realizzato un DVD che ospita un'esibizione dal vivo in Europa insieme ad Agnostic Front e Hatebreed, che vengono ospitate nel DVD con 5 pezzi, cioè 5 pezzi per ciascuno. Bene, adesso ce ne andiamo ad ascoltare, visto che sto morendo di tosse, estratti da Uncivilization, questa è Sell Out e Last Man Standing. Bari Rock City. We'll be right back.
Body Rock City. Finally, the time has come. The battle of the champions has begun. Indie Medic Killer. Scheme for the Skrillar. Black or Bot Grown to kill off. If you try to deliver, say don't till you kill it. Premeditate it, meditate it. Cause this shit is updated. Bring it on! Motherfucking pain. There's a war in my head. I can't take the strain. Insane in the brain, running like a freight train. I feel no remorse. I feel no pain. I'm the Punisher, kid, and I'm taking you out. Say a prayer, son. It's the final death bout. If I gotta take you out, it don't mean a thing. Body killer, body bagging fools try to scheme for the Skrilla. I kill like old bot thrown to killer. Your ass will be next if you try to deliver. Any acts that are premeditated. Snotty phones cruise cause the shit is outdated. I bring my enemies to his knees and I'm blasted. Say dog will be the last man standing. Bring it on! The taste of blood gets me high. Con Last Man Standing, ritorniamo qua in studio con i Biohazard. Dopo diciamo lo scioglimento del gruppo, dopo Minsu and End, dopo la dipartita di Ivan Sentind per diciamo darsi la carriera del porno insieme alla moglie Terra Patrick, brutto bastardo, nel 2008 la formazione originale decide di riunirsi per un tour che coprirà tutta la seconda metà dell'anno per festeggiare i 20 anni passati dalla nascita del gruppo. La band ha anche annunciato l'uscita di un nuovo album che sarà intitolato Reborn in Defiance e la sua uscita fu programmata per il 20 gennaio del 2012. I Biohazard hanno però annunciato anche l'addio del cantante bassista Ivan Seinfeld, sostituito negli ultimi concerti dallo stesso Scott Roberts, che era entrato nel gruppo prima dello scioglimento come membro fisso e aveva già collaborato nell'album Means to an End. Quindi attuale formazione dei Biohazard: Billy Cassidy alla chitarra, Bobby Hamble alla chitarra, Danny Schuller alla batteria, Scott Roberts al basso e alla voce. Ma prima di salutarvi, sembra quasi disco retto di 105, ma prima di salutarvi vi dico la mia nuovissima email, che all you need is bo. Vabbè, detto questo, ricordiamo gli eventi di Bari Rock City con giovedì a Bari Rock City, 21, ore 21, ospiti Liumpapun. Quindi giovedì 2 aprile. Ora 22. Ore 22, stanno scritto 21. Vabbè, siamo dei mongoloidi. Vabbè. Alle 22, ripetiamo tutto da capo. Riavaginaso. Giovedì Bari Rock City alle 22 con Upapun ospiti il 2 aprile. Sabato non perdete l'appuntamento con i ragazzi di Videodrom, ragazzi format che si occupano di spettacolo, cultura, teatro e cinema. Il 4 aprile, sabato 4 aprile, Videodrom vi aspetta qui su spreaker.com/BariRockCityRadio. E domenica alle ore 16 non perdete l'appuntamento con il nostro buon Madcon con Jaja City, e da non perdere
lo stesso giorno, domenica 5 aprile, dopo Gia Gia City, alle 19 ci sarà un'intervista speciale. Ospiti a Bari Rock City, ai nuovi microfoni di Bari Rock City, le Yubi Dolls, Rockabilly Female Band, a cui vi regaleremo, a voi ascoltatori, un'intervista speciale. Detto questo, non mi resta che salutarvi. Con prima della sigla finale, saluto il buon Medco. Ciao Medco, grazie. Ciao a tutti, ragazzi. Saluto la mia tosse maledetta, spero che passi presto. Ricordiamo che a giugno ci sarà un evento molto importante organizzato da tutti lo staff di Bari Rock City. Mi sto riferendo al Rap Battle Contest, che avverrà in quel dell'Ex Viri, un locale che spacca veramente i culi, che ci stanno, diciamo, molto affezionando allo staff di Bari Rock City, grazie al nostro buon lavoro. Parlaci un po' tu, Marco, di questo staff. Stiamo collaborando, gli stiamo dimostrando che sappiamo fare radio, che sappiamo comunicare, sappiamo fare il nostro lavoro. Quindi insomma sta andando bene questa collaborazione, speriamo prosegua, soprattutto perché non mi hanno ancora conosciuto, quindi saranno tutto infatti, bene fino perfetto, a... Ma ricordiamo l'appuntamento il 12 aprile con la Super Jam Session, che avverrà appunto all'Ex Viri, dove noi faremo la diretta, un'esterna diretta proprio a voi amici di Bari Rock City. Faremo anche dei DJ set provenienti dai vari programmi di Bari Rock City. Vi invitiamo tutti, soprattutto ovviamente i musicisti, a prenotarsi per quanto riguarda un'ora o mezz'ora, insomma non sappiamo ancora, come prenotarsi? Di prova gratuita presso la nuova sala prove che verrà inaugurata appunto il 12 aprile. Come prenotarsi? Tra un po' uscirà l'evento, lo metteremo anche sulla pagina di Bari Rock City, quindi consultando l'evento insomma potete capire le modalità per prenotarsi. Perfetto, perfetto. Allora, ragazzi, non mi resta di salutarvi con la sigla finale. Back to the Streets, io sono Bruce, ciao Medco. Ciao a ciao. Tutti ragazzi, ci vediamo mercoledì prossimo con un'altra band che vi spaccherà le casse e i culi. Vai con la sigla finale, ciao! Bari Rock City. Your action brings
Party Rock City. Party Rock City.